tutti, bentornati in questo canale o benvenuti se è la prima volta che mi state guardando. Come sempre, prima di iniziare il video vi invito a iscrivervi al canale se ancora non siete iscritti e a seguirmi su tutti i miei social se ancora non lo fate. In questo video parleremo di scarpe e in particolare di quei modelli che saranno di tendenza per la primavera-estate 2020. Ho già registrato un video dedicato a tutte le tendenze primavera-estate 2020 che vi lascio qui sopra se ancora non l'avete visto. Partiamo subito con la prima tendenza che riguarda le punte squadrate. Vi ho già parlato di questa tendenza anni 90 che dominerà la bella stagione in questo video che vi lascio qui sopra e dunque vedremo sandali, mocassini e soprattutto stivaletti con questa punta molto particolare. Stivali di tendenza saranno quelli con il tacco un po' più alto, con il gambale ampio e meno male direi visto che andiamo verso il caldo, in tonalità neutre oppure pastello. Alla schiava tornano i lacci incrociati, meglio se non superano la caviglia, e dunque décolleté e sandali saranno protagonisti con questa tendenza per la prossima stagione. Scarpe con tacco grosso, sì ma quali? Tutte quelle che generalmente non richiedono il tacco grosso, come i mocassini, le mules, i sandaletti bassi. Ecco, per questa primavera-estate 2020, questi modelli di scarpe non vogliono assolutamente passare inosservate. Zeppe e scarpe con plateau, le abbiamo viste praticamente ogni sera a Sanremo indossate da Levante, sicuramente molto strategiche se si vogliono acquisire dei centimetri in più e allo stesso tempo per restare comode. Nei prossimi mesi le vedremo in nuance accese e stampe variegate. Scarpe basse anche per chi non ama i tacchi e quindi via libera a ballerine, espadrillas, mules, sabot in raso, pelle o tessuto e anche le loafer che per definizione sono le scarpe da fannulone, quindi comodissime. Termino sempre il video sulle tendenze scarpe con loro, con le sneakers, e per la prossima stagione tornano sì le chunky, ma vere protagoniste saranno le scarpe da tennis, in tela, suede e anche in pelle. Questo video è finito, io spero vi sia piaciuto, se è così lasciate un pollice in su, noi ci vediamo al prossimo video e vi mando un bacio. Ciao!